Nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in Via Reiali a Pescara si è svolta la tappa regionale dei fenomeni di Economy, l'evento itinerante del gruppo Economy in collaborazione con Confindustria, la Fondazione Simbola e l'Istituto Tagliacarne, che sta risalendo lo stivale per raccontare un'imprenditorialità a misura d'uomo, amica dell'ambiente e delle persone. Nel corso della tappa abruzzese, la settima del roadshow nazionale, è stato esaminato il livello di relazionalità delle imprese con i vari attori locali, come ha spiegato Alfonso Ruffo, editore incaricato di Economy Group. L'evento di oggi è uno dei tanti che faremo nel corso dei prossimi mesi in giro per l'Italia alla ricerca di imprenditori che noi chiamiamo inclusivi, responsabili, innovativi. Non facciamo graduatorie, non facciamo classifiche, semplicemente siamo alla ricerca nei territori, in tutte le regioni, di quegli imprenditori che sanno interpretare un nuovo modo di fare l'economia, più responsabile, aperto, dove la ricerca non è soltanto il valore per sé, il profitto per sé, ma il valore per il territorio e per la comunità circostante. Raccontiamo storie. Quali sono allora le storie più belle da raccontare? Siamo partiti dalla Sicilia, adesso siamo arrivati in Abruzzo e finiremo ovviamente nei prossimi mesi raggiungendo anche il nord Italia. Sono storie di famiglie che si impegnano tantissimo per la comunità, per i propri dipendenti, per le scuole del territorio, per i rapporti con l'università. Sono queste le storie che noi cerchiamo di raccogliere e di raccontare, perché vogliamo dare la testimonianza di come oggi l'economia, l'imprenditore sia cambiato rispetto all'immagine che l'Italia ha normalmente del mondo industriale. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa, ma esiste ancora un forte pregiudizio anti-industriale. Dobbiamo fare in modo che questo pregiudizio cade, perché gli imprenditori oggi sono cambiati e noi raccontiamo il nuovo modo di fare impresa. Sono 10 le imprese abruzzesi selezionate per rappresentare quello che è stato definito il capitale territoriale. Diloan, Elital, Honda, Ico Industria Cartoni Ondulati, Imidraulics, Luigi D'Amico Parrozzo, Maglificio Gran Sasso, Ramiero, Texol e Vaccarini Architetti. Lorenzo Dattoli, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Come si abbatte il pregiudizio di cui parlavamo prima nei confronti dell'imprenditore? Com'è cambiata la figura dell'imprenditore oggi? Beh, diciamo che l'imprenditore è cambiato perché è la società e sono i tempi che chiedono questo cambiamento. Oggi la competitività, detta a 360 gradi, non deve essere più vista più solo ed unicamente con il prezzo di vendita del prodotto più basso rispetto al tuo competitor, ma è un vero e proprio dovere sociale che impone delle regole ben diverse rispetto a quelle di tanti anni fa. Un esempio più importante è quello della comunicazione rispetto alle università, ai centri di ricerca, un'unione con il territorio, un'unione con i propri dipendenti, ma con tutta la socialità dell'impresa stessa. Quindi questo fa sì che la tua competitività non è più dovuta solo al tuo livello tecnologico, ma è dovuta anche a come ti relazioni con tutti gli attori del sociale.